Amici telespettatori, mettetevi comodi, siamo in diretta come ogni giovedì con Live Today, una puntata più leggera rispetto alle altre dove ci siamo occupati di problematiche riguardanti la nostra regione, soprattutto la sanità negli ultimi tempi, ma andiamo incontro al Natale, quindi cerchiamo di essere più buoni. Eufemistica questa affermazione? Sì, probabilmente lo è. Ma ci occupiamo questa sera di arte, di cultura, di editoria e il titolo è emblematico, i nuovi paradigmi dell'editoria, proprio della cultura e dell'arte, ma non solo molisana, ma a livello generale. Lo facciamo con intellettuali molisani, andiamo subito a presentarli. Il professor Pasquale Passarelli, buonasera a lei, personaggio noto a livello non solo molisano. Il professor Pasquale Passarelli, editore nel passato, consulente filosofico, che poi ci spiega che cosa vuol dire, visto che la filosofia oggi ha un ruolo chiave un po' come lo era, come lo aveva anche nell'antica Grecia, forse oggi ha un gradino maggiore di approfondimento, ma vedremo nel corso della nostra trasmissione. Gennaro Petrecca, l'avvocato Gennaro Petrecca, gallerista, artista, cultore dell'arte in generale, professore universitario anche, e ne ha ben d'onde per quanto riguarda l'arte e approfondiremo questo argomento questa sera. La professoressa Marilena Ferrante, scrittrice, poetessa, insegnante. Buonasera a lei. E poi abbiamo un giovane promettente scrittore molisano, Andrea Rossi, che presenta un altro suo lavoro, cioè il secondo di una trilogia che andremo a presentare questa sera. Bene, io così inizierei con il professor Passarelli. Perché? Perché ne abbiamo una conoscenza ormai ultraventennale con il professor Passarelli, prima editore, e oggi si occupa di tante cose. Un professore eclettico oltre all'insegnamento, anche estero, che ha portato la cultura e la conoscenza molisana anche in Africa e non solo in Africa. Oggi è qui per tanti lavori che nella sua giovanissima età può anche avere altri 100 anni a disposizione, perché ne ha veramente pochi per tutto il suo sapere. Anche in questo caso è un eufemismo, no, professore? Gli anni purtroppo sono tanti. Non sono tanti, per la cultura no. Diciamo purtroppo, nel senso che sono pochi quelli che restano da vivere. Ma, Speriamo che non sia così, speriamo che ci sia qualcosa comunque di diverso che possano sperimentare. Adesso la scienza quantistica ci può portare in comunque in tanti altri ambiti. Ci danno ricchezza perché ci hanno fatto conoscere molte cose, certo, e che ci aiutano a vivere e a vivere meglio. Io sono tra quelli che non rimpiangono il passato, che non vorrebbero rivivere il passato, anche se amo il passato in quanto radice di quello che siamo oggi, ma principalmente in quanto base su cui costruire un futuro che ci auguriamo sempre migliore per noi e per tutti. Qualunque attività io abbia svolto, e ovviamente grazie alla mia età ne ho svolto parecchie, ovviamente tutte coerenti. Tutte eccellenti, dobbiamo dirlo. Grazie. E in queste varie esperienze che ho potuto vivere, diciamo che abbiamo un unico filo conduttore, che è quello sempre della curiosità, della conoscenza, del desiderio di conoscenza, di relazionarci con gli uomini e con il mondo, ma sempre con lo spirito che oggi si definisce pensiero debole, cioè quello di confrontarci con gli altri, sempre con il desiderio di apportare un proprio contributo, ma con la disponibilità a uscire dal confronto con idee diverse, con idee magari anche opposte a quelle con le quali si è entrati nel confronto. Perché ha vissuto diversi periodi? Che cosa si può trarre dall'esperienza così matura, dal punto di vista anche della
cultura, della filosofia innanzitutto. Lei è consulente filosofico. Che cosa vuol dire consulente filosofico? In questo momento storico in particolare. La consulenza filosofica in senso stretto è nata in Germania, diciamo, tra 30 e 40 anni fa. Noi abbiamo avuto la fortuna, il piacere, l'intuizione, non lo so, di inventarla già qui nel Molise, non sembri presuntuoso. Quando abbiamo incominciato a vedere dietro, per esempio, i marchi dell'allora neonata Pantrem, Pop 84, poi la ITR, dietro, dicevo, quei marchi, quelle nuove linee che si lanciavano, qualcosa di filosofico, appunto. Cioè che collegasse il prodotto a una dimensione di vita che si cercava di costruire. E, dopo altri l'hanno teorizzata, come dicevo, dalla Germania in poi. E oggi utilizziamo questo strumento culturale per dare sostegno a idee nuove, a prodotti nuovi, a iniziative nuove. E per, ci diciamo, faccio un esempio. Un esempio. Dicevo prima di un marchio, ma potremmo fare pure esempi diversi da quelli del marchio. Oggi viviamo in un'epoca in cui qualcuno ha detto ci sono mestieri che tra 10 anni non ci saranno più e tra 10 anni invece saranno mestieri completamente diversi da quelli di oggi. Sì. Questo ovviamente ha incidenza sul tipo di aziende che nascono, sui prodotti che si realizzano. Ecco, dietro tutto questo c'è sempre un mondo diverso, un mondo complesso che si presenta al mercato, per esempio. E perché facciamo questo? Dove vogliamo arrivare? Su quali idee fondiamo il nostro prodotto? Tutto elaborato com'è. Però poi deve essere semplificato perché anzitutto deve essere portato a patrimonializzare un'idea che è un'idea imprenditoriale di solito. Certo, certo. Cioè questo legame tra cultura e mondo vissuto è sempre più intenso, è sempre più stretto. Nasce prima l'azienda o l'idea filosofica? Devo dire purtroppo, io come filosofo, che nasce prima l'azienda. Noi andiamo a fare da packaging di un prodotto che altri hanno pensato. Ma il problema è che se sia purtroppo o per fortuna. Sono come due vie che si incontrano, vanno nella stessa direzione, si incontrano e si sorreggono l'una l'altra. Io passerei la palla, in senso figurativo, visto che ci sono stati campionati del mondo da poco, a Gennaro Petrecca. Perché, ecco, cambiano i paradigmi, ma anche nell'arte. Diciamo, l'azienda ha bisogno di una filosofia per progredire, perché senza filosofia non si va avanti. Cioè, ci vuole un disegno strutturato che possa interessare un'ampia platea di fruitori. Per quanto riguarda l'arte, sta cambiando anche, perché l'arte cambia, sono continui mutamenti. Assolutamente, assolutamente vero, perché l'arte, come tutte le forme espressive, non può non risentire di quelle che sono le contaminazioni a cui ogni artista, ma artista nel senso più ampio del termine, quindi ogni persona che, diciamo, ha una sensibilità più spiccata rispetto ai più, avverte e fa proprie. L'arte si è sempre nutrita di due ingredienti, dico io, fondamentali. Uno è una sorta di disagio esistenziale dell'artista rispetto alla società e al mondo che lo circonda. In ogni caso, i momenti di rottura, infatti, dell'arte più diciamo conosciuti al grande pubblico, quindi mi viene in mente di pensare a Giotto, mi viene in mente di pensare al Rinascimento, mi viene in mente il futurismo, cioè quei momenti in cui diciamo si è avuta una frattura netta rispetto a quello che accadeva in precedenza, che è talmente visibile anche per i non addetti ai lavori, è proprio perché queste persone, gli artisti così come i letterati nei momenti del decadentismo e così via dicendo, hanno avvertito questa estraneità rispetto a quello che accadeva loro intorno, quindi è questa dimensione, diciamo, esistenziale riferita al singolo rispetto a quello che accade. Due, chiaramente nel momento in cui
da Benjamin in poi, sulla famosa, per il momento dell'arte nella sua riproducibilità tecnica, si è avuto una evoluzione anche del modo con cui fare arte, delle tecniche con cui fare arte, dalla fotografia in avanti, quindi parliamo dagli inizi dell'Ottocento in avanti, è chiaro che è cambiato un po' tutto il mondo dell'arte. Oggi, cosa scopre l'arte oggi? Qual è la risposta? Ma diciamo che sostanzialmente oggi c'è paradossalmente un eccesso di arte, nel senso che c'è un surplus di artisti e di produzione artistica rispetto a quello che sostanzialmente può essere definito realmente tale. Cerco di spiegarmi meglio. Nell'arte classica c'erano dei canoni oggettivi, accademici, che riuscivano ad improntare in maniera molto chiara ed esplicita quella che poteva considerarsi un'opera d'arte rispetto a quella che poteva essere un modo di espressione di un individuo. Oggi, con il fatto che si è spostata l'attenzione dal contemplato al contemplante, quindi dall'oggetto alla soggettività dell'artista, è chiaro che possiamo ricomprendere nell'accezione di opera d'arte qualunque manifestazione moderna, di arte moderna, contemporanea sia tale, cioè nei grandi musei contemporanei assistiamo all'artista che mette la banana attaccata con lo scotch vicino al muro, piuttosto che in una evoluzione installazioni di ogni genere, Cristo che ha impacchettato dei monumenti, che sono di per sé idee interessanti, ma che non hanno più una valenza artistica oggettiva, ma che sono delle provocazioni artistiche, io lo definirei tale, che stimolano in ogni caso nell'osservatore un modo di approccio. Per non parlare di quello che sta succedendo adesso con la cosiddetta NFT, non fungible token, quindi questo addirittura quest'arte che si sta spostando verso l'immateriale, quindi io compro qualcosa che nella sua fisicità non esiste, ma che esiste in una realtà virtuale. Per cui sinceramente sta succedendo troppo nel mondo dell'arte, forse non siamo neanche pronti noi a recepire queste nuove... Diciamo, comunque è la prima volta che si certifica l'opera d'arte, diciamo, si riusciva a certificare con questi sistemi. Diciamo, la novità è quella che gli NFT certificano un'opera d'arte, però certificano anche, con le installazioni, qualcosa anche di... Sì, tutto. Che non è artistica definita... dalla maggioranza di chi lavora nel mondo dell'arte. Sì, quello sicuramente, ma come diceva giustamente Pasquale prima, io mi associo a lui nel fatto che non sono di quelli che dice no, prima era meglio di oggi. È un mondo in evoluzione, come se noi volessimo fermare un universo in espansione. Noi ne possiamo prendere atto che c'è questa fase di espansione dell'universo, dobbiamo capire soltanto quali sono i meccanismi che la regolano e quali sono le singole azioni che i protagonisti del mondo culturale, del mondo dell'arte, devono fare per poter renderle, diciamo, intellegibili alla grande massa delle persone che non sono addette ai lavori. Del resto poi il significato originario di estetica era proprio quello della conoscenza. Oggi le scienze cognitive si ricollegano quasi circolarmente. Assolutamente. Fidia. La bellezza fidiaca, prendendo diversi spunti, in genere, diversi spunti. Ma Mariana Ferrante, sì. Oggi c'è una differenza sostanziale rispetto a uno scrittore, Leopardi. Si ha la percezione di essere al centro del mondo anche stando a Isernia, visto i nuovi sistemi di comunicazione, visto che parliamo di comunicazione. Le sue opere, come nasce la poesia e la scrittura a Isernia, stimolata da cosa? Le sue opere soprattutto. Allora, buonasera a tutti. Come tu hai detto, effettivamente l'opera d'arte in sé nasce in se stessi prioritariamente. Quindi non voglio fare il passero solitario, ma comunque effettivamente, sempre riconducendoci al grande Leopardi, ma effettivamente l'opera d'arte nasce dalle proprie emozioni e dalle proprie sensazioni, che poi possono avere una ricaduta o comunque una sorta di, di ispirazione anche nel contesto in cui si vive, ma
sono le emozioni quelle che parlano e che danno vita poi a quel principio di generazione che è appunto quello della scrittura. La scrittura è una cosa molto molto particolare, come tutte le opere d'arte, giustamente diceva il nostro Petricca, Gennaro, l'opera d'arte, chi scrive, chi opera in questo campo ha una sensibilità secondo me più accentuata ed è questo il canale privilegiato attraverso cui poi ricondursi a un'espressione che può essere quella figurativa come quella della scrittura. Quindi la mia opera d'arte nasce da me, da quella che sono, da quella che mi sono, dalla mia formazione. Certo. Io sono, poi comunque sono una docente, quindi io effettivamente la mia esperienza è quella con i ragazzi che mi arricchiscono molto e che nel corso del tempo, nel corso della vita mi hanno dato la possibilità di precisare un pochino dei concetti o comunque di andare ad analizzare i contesti sociali, i contesti culturali e quindi generare poi dei pensieri. Chiaramente la scrittura è molto più difficile di quello che io so. Io so, diciamo, iniziato con la poesia, mi sembra, no? Io ho iniziato con la poesia perché mi sono sentita particolarmente diciamo votata a scrivere versi. Ho cominciato proprio così, ma già da ragazza, da giovanissima. Poi mi sono un po' scoperta nel mondo esernino e anche altrove, ma fondamentalmente non sapevo nemmeno se volessi pubblicare poi. Fondamentalmente era più un lavoro mio interiore, certo, che certo. Ho messo poi personale, che ho messo poi a disposizione, perché io credo che poi quando si scrive è giusto che sia anche, si dia anche la possibilità che gli altri possano arrivare al nostro pensiero, quindi la divulgazione e quindi l'esposizione in qualche maniera. Poi parleremo delle nuove pubblicazioni. Sì. Andrea Rossi, scrittore. Andrea ha in mente una trilogia, siamo giunti al secondo libro, Strane luci misteriose, adesso Fuoco fatuo, il proprio uscito per i tipi della Ducale Edizione. Cambiato qualcosa, sì, dal primo libro, perché ci siamo visti un anno fa. Quindi descrivici un po' questa. Allora, innanzitutto vorrei dire che è più facile, sto rivalutando un po' le cose, perché è più facile scrivere il secondo libro che poi parlarne, perché da un lato bisogna attenersi, diciamo, a ciò che si è, diciamo, trattato nel primo libro e da un lato non bisogna mettere le mani sul terzo, quindi è una via di mezzo. Allora, come hai detto tu, è il secondo libro della trilogia, quindi il capitolo centrale, già questo viene da sé pensare che è il cuore della narrazione. Io, oltre a dire questo qui, amo credere che sia anche lo scheletro di tutta quanta la storia. Perché? Perché se da un lato tende la mano al primo libro e quindi ai suoi segreti e li trascina, no? Da un lato volge lo sguardo verso il futuro e quindi verso la conclusione della storia, verso il terzo libro. Quello lì che c'è di differente rispetto al primo libro, Misteriose luci lontane, è che per l'intero libro, il primo, e anche per buona parte di questo secondo libro, quindi di Fuoco fatuo, la narrazione ha un tono, come vogliamo dire, se diciamo possiamo scegliere un colore, roseo, ecco, una narrazione rosa. E tuttavia, ad un certo punto, i due personaggi, i due protagonisti, per chi non avesse letto il primo libro, sono Ethan ed Elisabetta, quindi un giovane alpinista della capitale e una giovanissima studentessa universitaria. Ad un certo punto questi due protagonisti della storia vengono a trovarsi di fronte ad una difficoltà. Questa difficoltà, che li lascia, diciamo, spiazzati ovviamente, fa calare un'ombra nera su tutta quanta la storia, quindi un mantello cupo, ecco, su tutta quanta la narrazione, e da qui anche il titolo Fuoco fatuo. Diciamo, se qualcuno magari non è pratico di mitologia o di leggende, il fuoco fatuo, che cos'è? Il fuoco fatuo è un elemento presente anche nel folklore e che comunque simboleggia una presenza spettrale, diciamo che viene inteso come un cattivo augurio, un cattivo presagio. Ora, non posso dire molto, ma questo evento qui, diciamo, va a segnare l'intera narrazione che poi, diciamo, si espanderà anche nel terzo libro. Poi ne parleremo, ma mi ha dato lo spunto per parlare di
eudemonologia, un termine misterioso come il fuoco fatuo. Come il fuoco fatuo. Professor Passarelli, di cosa parliamo? Parliamo molto vagamente di piacere, ma il piacere, è una distinzione che non ho fatto io, hanno fatto altri prima di me, può essere interpretato in tre modi. Uno, la cosiddetta eutiche, cioè la buona sorte, la buona fortuna. Quello è un tipo fortunato, uno che sta bene, che è sereno e in pace con se stesso. Un altro invece è l'edonismo, il piacere vero e proprio, e la eudemonologia invece attiene al collegamento che noi operiamo con il demone buono che è dentro di noi. Etimologicamente è questo il senso. Ti aiuta a stare bene, in parole povere. Ma di questo ne ha fatto anche un insegnamento. Sì, proprio tra qualche giorno iniziano corsi che l'ITS del Molise organizza con Neuromed per creare dei tecnici specialisti, dei tecnici superiori che dovranno essere occupati in varie aziende e che tra le altre cose avranno un rapporto continuo con il pubblico cui dovranno trasmettere appunto il loro buon collegamento con il demone buono, cioè si dovranno presentare in maniera non solo tecnicamente molto valida ma anche sul piano umano capaci di trainare l'interlocutore verso una dimensione migliore di se stesso. Parliamo di cose molto complesse, anche se fanno parte dell'uomo, quindi cioè, da un punto di vista filosofico, la filosofia in questo c'entra tantissimo. C'entra tanto e diciamo pure che la collega prima parlava di, lei diceva sono anche una docente e quindi questo mio essere docente rifluisce nelle mie opere. Diciamo che tutta la mia vita alla fine si è imperniata proprio sull'insegnamento. Io sono reduce da qualche mese dall'Algeria dove sono andato a fare un'ultima esperienza, ultima nel senso del tempo, un'ultima esperienza in Nord Africa dove ero stato già altre volte, per esempio, anni in Tunisia, eccetera. E dicevo, sull'insegnamento si è disegnata, si è incardinata tutta la mia vita. Attualmente insegno filosofia morale, insegno bioetica, filosofia del linguaggio, ecco, a proposito delle cose che voi scrivete. Ma mi sono inserito in questo discorso dell'ITS proprio per l'eudemonologia, perché attiene a quella applicazione pratica della filosofia che normalmente non le si riconosce, non si riconosce alla filosofia. E in questo momento ce n'è tanto bisogno. C'è tanto bisogno. Oggi le scienze cognitive, ecco perché prima facevo riferimento all'estetica, le scienze cognitive sono le scienze del domani, quelle che ci proiettano verso il domani. Professore, ma nel pratico, quando a un semaforo uno passa, entra e magari ti metti a suonare perché sei arrabbiato, entra in funzione eudemonologia. Entra in funzione, certo, può entrare in funzione se ti innervosisci particolarmente, ti fai male, allora è il demone cattivo che emerge in te e ha il sopravvento. È incredibile questo. Non riuscirò mai ad imparare questo termine. Comunque, Gennaro Petrick, qua si parla, si è entrato nel vivo delle situazioni per quanto riguarda anche l'etica, cioè diciamo è di fondamentale importanza avere la morale e l'etica sono due cose ben distinte, perché la morale riguarda noi stessi, l'etica riguarda diciamo che diciamo, il ripensamento sul nostro modo di comportarci in una maniera che è molto morale, più ampia, molto sì. Più ampia che quella che è l'etica, tutte e due distinte dal diritto che invece riguarda quello che si deve fare per la legge. Quindi, a sua volta distinto dalla certo. Deontologia che riguarda ciò che si deve fare per la propria professione. Una lectio magistralis stasera del professor Passarelli, ma entriamo anche nel contesto, anche perché quattro intellettuali molisani possono portare qualcosa di veramente valido anche ai nostri telespettatori, questa è conoscenza e informazione. Il punto che poi si trasla necessariamente anche nell'arte, cioè anche la morale, l'etica, ma c'è oggi un'etica che può essere definita tale? Non lo chiedo al filosofo, lo chiedo
all'artista. Per me è uno stimolo notevole. Adesso la cosa bella di queste trasmissioni in cui si mettono, perché poi la conoscenza è un fatto assolutamente trasversale, parlare solo di arte sarebbe stato molto più riduttivo, come probabilmente parlare solo di letteratura. E l'interazione. E l'interazione, la contaminazione tra persone che oltretutto hanno approfondito diverse discipline, che arricchisce il discorso nella sua totalità. E io mi stavo pensando, proprio sentendo parlare lui, come prima di tutto io sento dire cose paradossali, sento che oggi si dovrebbero abbandonare gli studi classici, abbandonare la filosofia, non si deve studiare più il greco e il latino, che per me sono delle aberrazioni assolute, ma non nella misura in cui oggi il greco antico ti può essere utile magari nei fini pratici, ma nel crearti quel substrato di conoscenza dalla quale struttura del pensiero, di quella struttura del pensiero, che poi la struttura del pensiero occidentale, che è passata dai greci, è passata attraverso Croce, è passata attraverso vari pensatori e è arrivata a noi. Quindi una persona che non conosce da dove viene difficilmente riesce a capire bene o a chiara l'indirizzo sul quale vuole puntare. Quindi da questo punto di vista, poi di come un altro patrimonio che è andato perso ai fini della conoscenza in generale, letteraria, artistica, filosofica, è anche una serie di carteggi, di rapporti epistolari che sono importantissimi anche nel mondo dell'arte. Tu mi chiedevi per esempio adesso qual è un nuovo confine, diciamo, che può contenere una morale nel mondo dell'arte. Ma questo non è un dato oggettivabile, nel senso che è un qualcosa che si evolve secondo, come accade per i costumi. Una cosa che oggi può apparire assolutamente normale sarebbe stata censurata non 3 secoli fa, ma 60 anni fa, perché ritenuta assolutamente divergente rispetto alle regole del buon costume dell'epoca. Io ritengo invece che ci sono degli scritti, stavo leggendo un ultimo libro che mi hanno regalato, su un carteggio, un rapporto epistolare tra Roberto Longhi e Federico Zeri, dove Longhi chiaramente era il maestro, Federico Zeri un suo allievo particolarmente brillante, così come ho letto di recente un libro sui rapporti tra Margherita Sarfatti e Benito Mussolini all'epoca in cui, perché poi tutti i periodi storici vanno studiati, certamente. Le conclusioni le trai e la storia te le mette sotto gli occhi, però ma hanno studiati tutti. Io sono contrario a quelli che dicono no, questo libro non lo leggo perché è una fesseria. No, io sono sempre dell'avviso che il giudizio va fatto ex post. Certo. Non puoi dare un giudizio di merito nel momento in cui non hai conosciuto il sistema, oppure quello di cui stai parlando. E questa forse è un po' anche la mia natura filosofica, perché poi la filosofia, come tutte le scienze, diceva Caspers, è il gioco del perché per gli adulti, no, sostanzialmente sono quelle discipline nelle quali chiudi una porta e se ne apre immediatamente un'altra, se perché... ne aprono due, ecco, ma se ne aprono due. E sostanzialmente nell'arte anche questo che è importante, cioè essere curiosi di quello che è stato, di quello, però non puoi prescindere dal fatto di conoscere l'arte classica, il neoclassicismo, eccetera, perché quello ti dà diciamo la conoscenza degli archetipi, che poi sostanzialmente anche parliamo di percezioni inconsapevoli nel mondo dell'arte, che poi impregnano la tua conoscenza anche da un punto di vista inconsapevole, perché noi diciamo mi sento più vicino a un campanile che a una moschea, non perché io nasco già con l'idea di cosa sia la moschea e di cosa sia il campanile, ma perché è la mia contaminazione, la mia cultura che pregna di quell'architettura, di quei significati alle quali io attribuisco poi un valore, diciamo, di contenuti. E quindi dal punto di vista artistico ritengo importantissimo questo, e ritengo anche che non possiamo mettere un limite morale all'arte oggi, nel senso che proprio per il discorso che facevo prima, diciamo, di questa evoluzione veloce dei costumi, del modo di provocare, di stimolare più che altro la percezione dell'osservatore. Questo non è il caos poi da un punto di vista artistico? Diciamo che da un punto di vista artistico oggi infatti quello sta succedendo ed è il grosso problema del mondo dell'arte, che sostanzialmente la palla è passata dalle mani dell'artista, che poi rimane il soggetto più puro di tutto, diciamo, questo ciclo produttivo del sistema, è passato ai galleristi, ai critici d'arte, agli influencer, perché oggi, come ben vedete, hanno dovuto mandare Chiara Ferragni a farsi la fotografia davanti alla Venere di Botticelli perché incrementava le visite agli Uffizi. Quindi sostanzialmente questo è sintomatico del fatto
che ci sono troppi condizionamenti esterni che ti fanno perdere poi il valore oggettivo, certo, di, quel, certo, di quel singolo artista e di quella singola opera d'arte. Eudemonologia, l'ho imparato. Eudemonologia. Marilena. Noi siamo epicurei, però. Noi siamo epicurei. Sempre. Cerchiamo di esserlo. Siamo per l'edonismo. Per l'edonismo. Soprattutto quando si avvicina il Natale, dopo ci mettiamo un po' più. Allora, lo stimolo, perché parliamo anche di questo, l'etica, la morale, ma lo stimolo, perché quando uno scrive pubblica vuole anche un riconoscimento in qualche modo, perché è di fondamentale importanza. Se non arrivano riconoscimenti si è un po', ecco, in ombra. Si cercano i riconoscimenti, si ottengono come? Beh, nel momento in cui si pubblica è chiaro che lo si fa anche con una casa editrice di un certo tipo e si cerca sempre di arrivare poi alla casa editrice che magari nella, insomma, nell'editoria di oggi può, può essere quella più, insomma, più vicina al proprio stile anche, perché poi ci sono, c'è una varietà immensa di editori e il mondo degli editori è veramente vastissimo, ma quello che serve è arrivare a un editore che capisca l'opera, che la valorizzi e che valorizzi il tuo, insomma, quello che lo scrittore scrive, insomma. Io ho pubblicato per Perrone Editore, che è un editore di Roma, una piccola casa editrice, ma che comunque sta crescendo, insomma, è comunque editoria libera, cioè nel senso che sono editori liberi, e quindi senza compenso, diciamo, ho pubblicato perché ha ritenuto valida la mia opera e l'ho pubblicata. Il problema dell'editoria c'è perché c'è il problema dei libri, cioè nella società in cui siamo oggi, che è una società, che è una società anche, certo, molto fluida, in cui ci sono, come diceva anche Gennaro, tantissimi stimoli, tantissimi tipi di linguaggio che non sono esclusivamente il libro, il cartaceo, chiaramente c'è la difficoltà anche ad arrivare attraverso il libro, quindi noi siamo coloro che ancora crediamo nelle pagine del libro e proprio nell'odore della pagina del libro, perché io, oltre che scrivere, io dico che prima di scrivere si deve leggere. Certamente. Se una persona legge, allora riesce anche a scrivere, e io personalmente, a me piace molto leggere da sempre, qualsiasi tipo di cosa, soprattutto romanzi, ma un po' sono appassionata anche alla saggistica, quindi comunque ho letto tanto per poter poi scrivere. Non so fino a che punto oggi, e io parlo sempre anche della mia esperienza professionale, io invito molto i miei alunni a leggere, faccio leggere almeno un libro al mese, e mi fanno anche una recensione perché hanno imparato anche questa tecnica, ma perché io sono molto molto sensibile naturalmente a questo discorso. Però io vedo oggi ragazzi molto molto distratti da tanti altri linguaggi che apparentemente o comunque sono di più facilmente fruibili, e sono anche quelli che vanno più di moda, perché lo dobbiamo dire, cioè si va anche un po' appresso, è l'evoluzione della società che ci porta anche ad avere anche noi stessi ad acquisire, ad avere dei linguaggi diversi. Quindi siamo pionieri diciamo, in quello che poi è stato, dal punto di vista proprio della trasmissione anche di questo tipo di cultura, della cultura del libro per le giovani generazioni. Io parlo sempre dal punto di vista mio personale, perché vivo tutti i giorni la situazione nelle scuole con alunni, adolescenti che sono alle prese con tante difficoltà. Il libro può salvare la vita. A me l'ha salvata tante volte una buona lettura di un libro, e anche poi scrivere e riportare le mie considerazioni e tutto ciò che ne può derivare, insomma. Ferrante ha accennato a una società fluida, Bauman, Zygmunt Bauman, sociologo che conosce benissimo. Società liquida. Liquida. Nella società liquida, Andrea, c'è spazio ancora per lo scrittore, ecco, per affermarsi in una maniera da bestseller? Oddio, credo che sia tremendamente difficile. Uh-huh. Oggi credo che Hemingway, credo che tranquillamente non andrebbero da nessuna parte,
Perché oggi magari si legge anche, ma si legge l'immagine, si legge la persona, la figura che c'è dietro e non realmente quello lì che ha scritto. E questa qui è una cosa che fa un po' tristezza, perché io come la collega, prima di tutto, prima di essere uno scrittore, sono un lettore. Ho iniziato a scrivere perché iniziavo ad essere avido di lettura e quindi ho sentito il bisogno di buttare fuori una storia che potessi leggere di nuovo. Oggi purtroppo è triste dirlo e ammetterlo, però si legge per la tendenza, si legge per l'immagine che c'è dietro il libro. E magari effettivamente tanti scrittori, tanti colleghi che magari hanno buttato veramente giù belle opere, insomma belle parole, hanno molte difficoltà ad emergere, se non addirittura a spegnersi completamente. C'è una pubblicistica particolare, di nicchia per così dire, che rende ancora più complesso quello che stanno dicendo i due scrittori che sono qui con noi questa sera. E, dicevo, una pubblicistica di tipo scientifico che è praticata per addetti ai lavori, quasi per iniziati. Recentemente io mi sto occupando proprio di questo con un'opera che sto realizzando e che ovviamente leggeranno pochissime persone, se troverò chi la leggerà. E però questa serve come palestra per noi per fare delle ricerche che poi si riconnettono con le cose che stavamo dicendo. Certo. Quando parlavamo di morale, di relativismo, di dogmatismo, eccetera, eccetera, andiamo a finire sempre a due concetti molto importanti che comunque guidano la nostra vita di tutti i giorni, la nostra libertà. C'è, non c'è la libertà, è tutto legato... Esiste il libero arbitrio. Ecco, esiste il libero... Il libro che sto scrivendo adesso ha un titolo... che può sembrare pure astruso, non lo so, seità, cioè questa scoperta del sé, ha pure un sottotitolo, genealogia e fenomenologia della coscienza, cioè la coscienza c'è, dov'è, nasce, come nasce, quando nasce, e comporta o non comporta libertà, e se c'è libertà c'è morale, se non c'è libertà la morale non c'è, perché la morale si basa sulla valutabilità dell'azione, l'azione è valutabile se è libera, se non è libera non è valutabile. Ecco, tutto questo è purtroppo molto lontano dal grosso pubblico, però questo non ci scoraggia, perché facciamo queste ricerche per quello spirito di curiosità di cui si parlava prima, e che poi alla fine è quello che anima la storia. È un punto di riflessione molto molto inquietante, inquietante nel contesto che viviamo in questo momento, perché ecco, la guerra è in corso, usciamo da una pandemia dove buoni e cattivi, non si è capito ancora chi avesse ragione nel contesto di vaccini, non vaccini, una politica che spesse volte diventa anche aberrante nella gestione. Avremo un po' tutti bisogno di affrontare le cose da un punto di vista anche filosofico, cioè i nostri politici si dovrebbero anche formare alla filosofia per capire il divenire, per comprendere e anche amministrare, secondo me, anche meglio. Ritorniamo un po' all'arte, perché ecco, l'espressione massima della libertà è proprio quella, la tela. Una scultura Petrecca può insegnarci, perché è partito dal nulla, ecco, prendendo spunti dalla vita quotidiana, e ha realizzato delle opere molto belle, tra l'altro anche innovative, come l'arte moderna. Questo nasce da quale principio? Ma questo, diciamo, che ha trovato il suo punto di inizio, secondo me, nel inizi del Novecento. Io forse, diciamo, che la rivoluzione copernicana nel campo dell'arte la ricondurrei a Marcel Duchamp, nel momento in cui decontestualizzò dal suo luogo deputato, quindi un museo, quindi fece questa specie di rivoluzione. Porto un oggetto di uso quotidiano, un ordinatoio, nell'ambito di un allestimento museale di grande importanza, vediamo che cosa... E da lì poi le famose vacanze romane di Alberto Sordi, dove la moglie si siede là e tutti passano a fotografarla, poi vedono la sedia vuota, insomma, quindi c'è stata fatta una grande parodia su questo. Sì, sì, sì. Però sostanzialmente è stato geniale il dadaismo nella sua forza innovatrice, è stato un movimento sicuramente
importante, sul quale poi chiaramente si sono inserite una serie di innestate, una serie di correnti che oggi portano a fare queste cose che vediamo, insomma, eclatanti, no? Quindi dicevo prima, attaccare la banana all'interno della Tate Gallery a Londra, piuttosto che fare un'installazione che poi molte volte è capitato in un museo di arte contemporanea famosissimo, non mi ricordo quale, aveva fatto un'installazione, la donna delle pulizie la mattina trova tutte queste bottiglie a terra con dei coriandoli eccetera, piglia la scopa e giustamente puli tutto e butta tutto, perché per lei quello era sporco. I non addetti all'arte, mio padre che è 91enne giustamente mi dice: ma se un domani scavando dalle macerie io trovo la testa di un imperatore, capisco che quello magari ha qualche pregio artistico, se domani mattina trovo un gabinetto scavando dalle macerie penso che nel gabinetto in qualche caso lo vado a buttare in discarica. Quindi sostanzialmente dobbiamo sempre fare una distinzione, che poi ecco è la distinzione dello scibile. Quindi noi torniamo sempre poi al concetto, diciamo, filosofico, perché poi i libri più interessanti che io ho trovato nel campo dell'arte sono anche quelli che sono non tanto riferiti al mondo dell'arte fine a se stesso, ma sono o per esempio un bel libro di Gillo Dorfles sul etica ed estetica nell'arte, e molti libri interessantissimi sono stati scritti nel campo dell'arte da per esempio da medici, un oculista famosissimo, cioè come la percezione immediata incide sulla valutazione dell'oggetto artistico. E per esempio prima parlavamo del piacere e del dolore, no? Vedete anche come gli stati d'animo influenzano. Nel momento in cui noi parliamo del dolore ci viene in mente Munch, ci viene in mente, ecco, nella letteratura ci viene in mente Leopardi, cioè ci viene in mente delle persone che hanno avuto con loro stessi, però è sempre il problema introspettivo, certo. Perciò la percezione del sé, la seità è una cosa seria, certo. Perché ti fa fare i conti con te stesso, il conto più difficile che noi nella vita dobbiamo fare tutti i giorni, che poi ci porta a tirare fuori il meglio di noi stessi nelle persone che riescono a veicolarlo nel modo giusto, è proprio fare il conto con la vita, con se stessi, cioè la vita è un interrogativo in se stessa, è una domanda che tutti i giorni che apriamo gli occhi ci poniamo, e quindi te la devi spiegare a te stesso per poterla spiegare agli altri. E quindi il dolore, per esempio, pensavo a Munch, il piacere, tu pensi, ecco, a quelle magnifiche donne di Boldini, no? Questa società, diciamo, di inizio Ottocento, che poi era una società anche bella nei costumi, spensierata, fatta di un mondo borghese che godeva dei propri agi. Quindi anche attraverso l'opera d'arte tu leggi quello che è stato un momento storico caratterizzato, ecco, la Guernica ti fa pensare alla guerra, certo, irrimediabilmente, cioè nel momento in cui ci sono delle opere che ti trasmettono la tragicità non solo del momento storico in cui sono state concepite, e questa è la forza dell'arte. Questo è un altro spunto. Uno scrittore prende spunti, ma per trasferire anche qualcosa, qualche messaggio, quali sono i vostri? Uno, Mariana Ferrante. Allora, vabbè, io nasco come, diciamo, come poesia, e quindi tema centrale potrebbe essere la vita nel suo ampio raggio d'azione, ma sentimentale, diciamo filiale, tutto ciò che ci riguarda direttamente, quindi nasce da un punto di vista proprio intimistico. Per quanto riguarda i romanzi, il mio ultimo romanzo è La neve di marzo, ed è un romanzo storico familiare riconducibile a una storia della mia famiglia, e che ha come protagonista alcune donne che sono dei prototipi, però che possono essere riconducibili a tutte le donne dall'inizio del Novecento fino ad oggi. Per cui c'è una genealogia che comporta però una forma, diciamo, di precisazione su quelli che sono, che furono e che sono gli aspetti del ruolo della donna nella società, nella famiglia e nei rapporti d'amore, e tutto ciò che può riguardare la tragicità, anche perché parla di emigrazione, parla di strappi, di lacerazioni, e quindi è un mondo, penso che ci sarà un sequel, perché io credo, è nato proprio nella mia mente già un disegno di quello che potrebbe essere, che continua sì, nelle donne successive che già ho immaginato,
E quindi non è il lo spunto iraniano di questi giorni cacciate dall'università. Tema centrale assolutamente. Le donne, tema centrale è proprio la donna come anello fragile che è stato nella società passata, forse lo è anche oggi. Rivendicare un po' anche il ruolo della donna, anche se ci sono presenze maschili anche abbastanza forti che comunque hanno dato nell'economia del racconto una buona dose di coraggio e non sempre di avversione al mondo femminile, ma anche di rafforzamento. Quindi io credo che il messaggio c'è sempre all'interno di un libro. Io ho avuto anche dei riscontri dalle persone che l'hanno letto e l'hanno trovato prima di tutto una scrittura molto poetica, perché sì. Quello che colpisce in questo libro è la grande abbondanza di aggettivazioni o comunque di un linguaggio che è propriamente quello mio, poetico, e poi questa tenuta proprio sui sentimenti, su quella che è la profondità dell'animo. Passionalità. Diciamo, la passionalità, ma non solo quella carnale naturalmente, ma una passionalità che investe la vita di queste persone, dei personaggi del mio libro, che sono sì donne ma anche uomini e persone che hanno dato senso alla storia. Insomma. Andrea Rossi, stimolo, messaggio. Allora, un messaggio si può ricercare in tutti quanti i personaggi, diciamo, che tratta sia il primo libro che questo secondo libro. Ovviamente si tratta di libri, cioè di un romanzo in chiave moderna, quindi sono pieni di problematiche. Insomma, delle difficoltà che oggi hanno un po' tutti quanti, ventenni, trentenni e così via, e tocca varie tematiche. Come dicevo poco fa, il messaggio è da ricercare un po' in tutti quanti i personaggi, perché come ho detto prima di essere scrittore mi definisco lettore, quindi ho bisogno evidentemente io di leggere per avere qualche cosa. Uno su tutti, diciamo, forse il personaggio a me più caro è il personaggio femminile, Elisabetta. Sono due protagonisti, Ethan ed Elisabetta. Mentre in Ethan io identifico più la parte passata di me, quindi quello che ero. In Elisabetta, il personaggio femminile, identifico più il futuro, quello lì che voglio essere. Quindi quello lì che spesso hanno le ragazze, cioè il mondo femminile, il coraggio di andare avanti, di resistere, e che un po' si è perso invece dall'altra parte. Facciamolo vedere, facciamoli vedere anche un po' questi, ecco, li possiamo inquadrare. Poco sì. Fa tu anche, Marilena, Ferrante, anche poi ci sono questi beh, disegni che sono molto simpatici, realizzati da Andrea Di Gennaro, è una disegnatrice, una cara disegnatrice di Carovilli, molisana, e invece Simona Nacci, che è una bravissima disegnatrice di Napoli. Invece Marina Ferrante, vediamo un po' la copertina di questo nuovo lavoro. Ecco qui, che novità possiamo, questi disegni? Beh, c'è il volto di non una donna. Non sono di Gennaro Petrecchia questi? No, non sono di Gennaro. Cioè, no, sono di autori, di artisti romani. Romani. M'hanno propinato. Presi in prestito. Sì, e io ho scelto questo che sembrava, era quello che bene. Più era vicino alla storia. Allora, stiamo parlando a livello generale di cultura, non abbiamo mai toccato il Molise, tranne in qualche... Questo che vuol dire? Ma... Io credo che oggi la globalizzazione sia nelle cose davvero. Cioè, la dimensione locale è importantissima, ma quella globale è nelle cose. Io sono un assertore del pensiero, da questo punto di vista, dantesco. Dante postulava l'esistenza di un impero capace di mettere ordine in tutto il mondo di allora. E il comune, che era quello che raccoglieva gli stimoli locali. Tutto ciò che c'è in mezzo non è che non conti, però i due poli principali sono questi, quello universale e quello localistico. Mi veniva prima in mente, quando parlavamo di stimoli e di pragmatismo in queste cose che sembrano tutte teoriche, c'è un'altra sorta di parola chiave, l'ibridismo. Oggi siamo sempre più ibridi, quasi non ci sono 10 persone che non abbiano addosso qualche aggeggio che unisca la loro vita di carne con una vita diversa. Il collegamento tra il cervello e la macchina ormai è cosa di quasi tutti i giorni.
quando parlavamo prima di Seita, quest'opera di cui parlavo prima, esamina anche questo esempio, prima lei mi chiedeva qualche esempio, esamina anche questo, per esempio, una persona incapace di comunicare con l'esterno per fatti fisici e che però abbia il cervello che funziona ancora, e quel cervello, e il cui cervello sia letto, tra virgolette, da una macchina, e che quindi trasmetta alla macchina le sue volontà, sta trasmettendo quella persona volontà giuridicamente rilevante, sì o no? Per esempio, il cosiddetto consenso informato, che è indispensabile per intervenire su una persona fisica, questo consenso che non può essere espresso da quello che non può più comunicare, se è espresso tramite una macchina, vale o non vale ai fini legali? Queste sono cose concrete. Certo. Domande a cui bisogna dare delle risposte. Ecco la seita. Bisogna dare sicuramente delle risposte a breve. E qui ci ricolleghiamo a Lyotard, che parla di postmoderno, oggi post-human, quindi si ricollega l'arte alla filosofia e a questo ibridismo al quale facevo cenno. Come cambiano le persone, però? Cioè, la visuale delle persone davanti a fenomeni artistici, alla letteratura, al bello anche. Heidegger, Petricca. Heidegger, portiamo un poeta nel bosco e portiamoci un falegname. Il falegname, vedendo il bosco, pensa a realizzare mobili. Il poeta invece trova l'ispirazione per poter. Cioè, c'è una differenza sostanziale anche tra persone, quindi. Assolutamente. Ma più parliamo e più mi accorgo che forse io ho sbagliato a occuparmi d'arte, perché mi sarebbe più piaciuto occuparmi di filosofia. Infatti le mie materie preferite sono sempre state fisica e filosofia. La cosa importante è potersi imbattere in bravi professori. Io perciò dico che uno stato civile e veramente all'avanguardia non può lesinare risorse. Però a caso Aristotele diceva che dopo la fisica viene la metafisica. La metafisica. Metafisica. E io dico sempre che uno Stato all'avanguardia non può lesinare risorse sull'istruzione. Sulla scuola. Assolutamente. Uno Stato che taglia risorse sulla scuola è uno Stato che non può avere futuro. Fallimento. Perché la conoscenza è alla base di tutto, è l'arricchimento di tutti quanti noi. Ma c'è giusta formazione oggi per poter, ecco, guarda, io soddisfare una cosa, quelle esigenze di cui il professore parlava prima, una cosa della penso che non si insegnano queste cose ancora, ma una cosa della quale io mi rendo conto, ne prendo atto, spero di sbagliarmi, è che una persona colta di 50 anni fa la trovo molto più piena di contenuti rispetto all'equivalente di oggi. Cioè, oggi c'è ma forse siamo anche portati a essere più multitasking, diciamo, cioè la nostra certo, percezione è influenzata da mille fattori esterni. C'è un diverso modo di studiare che è anche implicito alle cose. Io mi ricordo mio zio, era del 13, conoscevano la Divina Commedia a memoria, le poesie conoscevano a memoria, Leopardi, all'epoca era una conoscenza tipo più nozionistico, mnemonico, però. Poi alla distanza noto che questo pure serve, nel senso che ti dà quella base forte, insomma, diciamo che secondo me le cose si devono sedimentare col tempo, non sono delle nevicate improvvise di un metro, mi hanno sempre fatto paura. Poi oggi viviamo in un mondo di tuttologi, io socraticamente dico sempre so di non sapere, perché non finisci mai di apprendere e soprattutto non finisci mai di apprendere dai confronti con altre persone. Cioè, questa sera abbiamo aperto argomenti per i quali potremmo discutere una settimana. Sul discorso, per esempio, una cosa interessantissima che diceva prima l'amico Pasquale è quello sulla nascita della coscienza. Cioè, un problema non da poco. Al Festival della Mente di Roma, volevo andarci ultimamente, poi non sono potuto esserci, c'era una cosa, un libro presentato, non mi ricordo l'autore, che parlava proprio di questo. Cioè, quando è che possiamo dire che l'uomo, che poi è la distinzione tra l'uomo e tutto l'altro, gli esseri viventi che non sono uomini, quando è che possiamo dire che nasce la coscienza? Come nasce? Cioè e diciamo così, altrettanto nell'arte sono sempre stato attratto dagli opposti. Cioè, a me è sempre piaciuto o l'infinitamente grande, quindi diciamo
la struttura dell'universo o l'infinitamente piccolo, cioè un quello certo che succede di non contraddizione nel... forse andiamo quello, anche lì, questa tutto... è una penna non è un corpo contundente. Certo, quello, tutto quello che succede interpretazione. È tutta una corrente filosofica nel subatomico, cioè le cose che stanno in mezzo le vedo abbastanza ordinarie, sono un po' la Carmelo Bene, diciamo. Andiamo avanti, però da un punto di vista proprio dell'insegnamento, sono 40 anni che nelle scuole si insegna, almeno prima si insegnava l'educazione civica, adesso penso che sia stata messa un po' da parte. No, assolutamente. È stata recuperata. Adesso l'educazione civica è trasversale, noi abbiamo un curriculum di cui io sono stata anche cofondatrice nella mia scuola, nel senso che mi sono occupata di fare questo curriculum, e c'è una legge che implicitamente dice che tutte le materie devono concorrere con i propri contenuti a formare il cittadino. Quindi allora noi c'è qualcosa che non funziona, diciamolo che è così. Quale? Allora, perché? Allora, sono 40 anni che si cerca di arginare il fenomeno dell'immondizia, dei fiumi inquinati, della plastica dappertutto. C'è qualcosa che non va, perché lo insegnate da sempre, ma non corrisponde poi questo insegnamento nella pragmaticità proprio della vita quotidiana a quello che dovrebbe essere un senso civico di tutti. Che cosa manca? Questa è una domanda che rivolgo anche al professor Passarelli. Che cosa sta mancando? Ci vuole una forza coercitiva che imponga di non prima sopportare. Facevo riferimento alla mia esperienza algerina, dove le leggi sono molto più rispettate dell'Italia, dove sono molto più severi. Però c'è anche il taglio della mano. Però, il taglio della mano non c'è, però c'è una severità estrema. Sì. E però non è che le strade siano più pulite. Quindi purtroppo non è lì la soluzione del problema. E la soluzione del problema sta nella nostra crescita individuale, nel nostro senso di responsabilità. E da cosa viene? La famiglia non è più in grado di darlo, la scuola sta fallendo sotto questo profilo, da cosa deve arrivare? Si è spezzato questo filo di collaborazione tra la scuola e la famiglia. Oggi la famiglia sembra marciare per i fatti suoi, la scuola, nonostante ogni tentativo, perché lo fa, il tentativo ogni giorno, non sempre, anzi raramente trova il sostegno integrativo della famiglia. Ma questo perché oggi la comunità educante è complessa, non è fatta più solo dalla famiglia o solo dalla scuola o da famiglia e scuola insieme, ma è fatta dalla televisione, è fatta dai social, ma soprattutto è fatta da un miliardo di cose, per cui ci sfugge il senso dello sviluppo della psiche di un ragazzo. La formazione complessiva di una persona oggi non è più sotto controllo, potremmo dire perfino per fortuna, nel senso che noi siamo abituati a ragionare, perfino questa sera forse abbiamo ragionato così, in maniera lineare, cioè da A deriva B, da B deriva C, eccetera. Il cosiddetto pensiero lineare, laterale o quantistico, il pensiero, o quantico. Esatto, il pensiero laterale lo abbiamo sempre misconosciuto, gli abbiamo sempre attribuito poca importanza. E invece la storia è fatta forse più di pensiero laterale che di pensiero lineare. Rivedevo sere fa un film trasmesso alla televisione, Beautiful Mind, cioè questo mezzo pazzo che ha avuto il mezzo, forse tutto pazzo, che ha avuto il premio Nobel. Ora, senza farne una regola, è fuori dubbio che è una ricchezza la capacità che ciascuno di noi ha di trasgredire, tra virgolette, cioè di uscire fuori dal seminato, come potremmo dire qui da noi. È una ricchezza della quale dobbiamo avvantaggiarci tutti. Allora il problema dell'immondizia, per tornare a bomba, è che noi non riusciamo a mettere a disposizione dell'educazione del giovane tutti gli strumenti necessari per il cosiddetto empowerment, cioè per la sua crescita individuale, che nel momento in cui sia effettiva si rende essa conto della conflittualità che c'è tra una indisciplina, per così dire, sociale. Cioè stare insieme con gli altri è qualcosa di complicato, ma è qualcosa che deve avere un senso per me individuo,
se no perché dovrei vederci un malore dentro? Beh, io credo che il problema fondamentale, io che vivo tra le giovani generazioni, sia proprio questa immersione nei social, il telefonino ha preso il posto della chiacchierata, dello scambio di opinioni, della crescita che può avvenire attraverso quello che noi abbiamo sempre fatto, giocare, parlare, ridere, scherzare, arricchirsi dell'altro. I ragazzi sono sempre più proiettati verso i device, verso il telefonino, chat di tutti i tipi, quindi c'è effettivamente nella scuola una maggiore attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Però dobbiamo fare di necessità virtù, cioè per esempio adesso la proibizione del telefonino, che io sono stato alla scuola finale, però noi il telefonino non dobbiamo demonizzarlo. Dobbiamo utilizzarlo. No, assolutamente noi non lo dobbiamo demonizziamo. Cioè, perché non possiamo fare diversamente. Però come i migranti, quelli vengono. Non è che tu li blocchi. Assolutamente, però c'è anche l'uso consapevole. Certamente. L'uso consapevole, perché noi parliamo di quello. Quando noi andiamo a fare azioni di contrasto a bullismo e cyberbullismo, noi facciamo proprio quello. Cerchiamo di far educare all'uso consapevole del cellulare, perché il cellulare è chiaro che... L'azione è fallimentare fino ad oggi. Andrea, cosa ne pensi? Allo stesso modo si parlava prima di natura, di inquinamento ovviamente. Basti pensare già che qual è la prima, si parla di arte e di natura, qual è la prima forma di arte? Prima diciamo delle pitture rupestri, io mi ricordo ancora gli insegnamenti fatti, ho fatto l'istituto d'arte, no? Uh-huh. Prima ancora c'è la natura. Quindi rivedo una persona che inquina, quindi non ha rispetto per la natura, come vedo tante persone oggi che per motivi di protesta varia vanno ad imbrattare magari opere d'arte. E questa qui è una cosa molto triste. Credo, a mio avviso, che oltre magari a tante materie che servono, come la matematica, l'italiano, la filosofia, bisognerebbe educare i ragazzi, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, al bello ma anche alla vita di per sé, al saper affrontare la vita, affrontarla nel modo giusto. Perché spesso si trovano magari spaesati, hanno una formazione generale su tutto, però poi si lasciano trainare dai miti sbagliati. Un'educazione alle emozioni. È vero, che esatto. È quello che poi dovrebbe essere. Di esserci e di essere anche ascoltati, perché spesso non si è ascoltati. Il problema è anche questo, Gennaro. Certo. Perché si è anonimi. Il problema... Ecco, anche se c'è lo scrittore anonimo, che non riesce ad esplodere, ma c'è anche... Una collettività che non riesce ad emergere, sono giovani che magari sono promettenti ma restano lì, la società comunque... Sono anche giovani che si ripiegano su se stessi. Ma il problema è un problema psicofarmaci, quello che c'è problema stato... problema sociale. Io perciò dico, dove finisce il compito della società, da che la società si può definire un consesso, diciamo, di persone pensanti, finalizzate a un bene comune, no? Senza per arrivare a Rousseau, ma è quello di... favorire che cosa? Di favorire la esplicazione dell'essere e di dare a tutti le stesse opportunità di poter emergere. Oggi purtroppo questo è il mercato dell'arte, per i motivi che dicevamo prima non sempre è possibile, perché ci sono una serie di griglie di valutazione e anche di investimenti economici che, se non sono supportati da qualcuno che ti porta in alto, non arrivi. E riferito al gesto che diceva giustamente lui prima, là c'è stato però l'effetto opposto, nel senso che l'eclatanza del gesto ha sopraffatto il messaggio che volevano trasmettere. Nel senso, ti ricordi di questi che hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh oppure un altro quadro famosissimo, ti scordi perché lo hanno fatto. Quindi in questo caso è stato magari forse anche controproducente come... Professor, io vorrei, visto che abbiamo 2 minuti a disposizione, la regia cosa mi dice? Circa 2 minuti a disposizione. Visto che siamo anche al preludio del Natale, un po' di positività, un pensiero positivo. C'è speranza ancora che questa società possa emergere in una maniera positiva rispetto a quello che stiamo vivendo in questo periodo? Chiedersi se ci sia speranza parte già da una posizione negativa. No, io dico, il mondo è quello che è e ne prendiamo atto, cerchiamo di capirlo al meglio in modo da trovarci il meglio possibile all'interno del mondo. Io sono un relativista sfrenato, quindi non credo che ci sia un bene verso il quale noi tendiamo e un male dal quale fuggire.
Il mondo è così come Non l'uomo. influenzato dalla religione giudaico-cristiana, dove è No, intriso, diciamo, tutto l'Occidente, no? assolutamente no. Sono un relativista che ritiene che i valori si inverino nel mondo nel quale noi viviamo e quanta parte abbiamo noi e quanta abbia il mondo, cioè l'ambiente, è ancora tutto da definire. Io penso la stessa cosa, sottoscrivo tutto quello che lui ha detto. In una concezione atomistica, dico io, noi siamo tutti atomi che girano l'uno intorno all'altro, no? Dobbiamo fare in modo tale che questa nostra energia si carichi positivamente, nel senso di poter capire che ognuno di noi può aggiungere qualcosa all'altro. Questo ci Questo è deriva da molto che cosa? bello, Dalla conoscenza e dal guardare il futuro dallo sempre con scambio. ottimismo, dallo scambio delle idee. E dal guardare il mondo con sempre con rinnovato stupore. Marilena. Anche per me assolutamente, la circolarità delle idee e l'esaltazione della bellezza, ritrovare la bellezza in noi e fuori di noi, anche se a volte non... le circostanze non consentono, però sono anch'io una relativista, come diceva il professor Passarelli. Allora, da un po' di anni, diciamo, vediamo un po' tutti che si è toccato il fondo su tanti settori, su tanti temi, diciamo che adesso si può soltanto risalire. Quindi questo qui è il mio messaggio di speranza. Speranza, però, ritorniamo poi. Speranza. Speranza, speranza. Quindi con un pensiero di speranza salutiamo voi ospiti e i nostri telespettatori che ci hanno seguito, mi auguro, fino a questo momento con interesse, con questi argomenti un po' particolari, diciamolo, è così. Noi la settimana prossima ritorneremo, il 29 per l'esattezza, nel ripercorrere un anno di TV, un anno di cronaca, un anno di attualità, eventi, anche un anno di politica e vediamo, cerchiamo di esserci con TV Molise. E saluto anche e ringrazio la regia Vincenzo Villani, Mario Buccieri alle camere e per i social media Pierino Coppola e ringrazio voi a casa che ci avete seguito. A giovedì prossimo 29 ore 21. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.